Buonasera a tutti, scusate il ritardo. È con piacere che in questo seminario abbiamo la presenza del Debut 3C Italia, con il quale avremo occasione di toccare una serie di temi, di argomenti che sono temi di estrema attualità e di estrema interesse, vista anche l'anticipazione che potremmo avere su possibili scenari che si vanno a configurare attorno al web. Adesso, come da programma, lascerei la parola al presidente del nostro branch, Donatella Calderini, che parlerà ovviamente del PMI, NIC, e delle iniziative della nostra storia. Grazie. Quello che farò io oggi è mi limiterò a una presentazione istituzionale che illustra quelle che sono le attività dell'associazione promotrice insieme al dottor Camelli della Regione Toscana di questa iniziativa, che è il Project Management Institute. Con molto piacere vedo dei volti nuovi perché molto spesso ai nostri incontri, oltre a vedere anche sempre con piacere le stesse persone, rivediamo sempre anche dei volti nuovi. Questo vuol dire che riusciamo a suscitare l'interesse sia dei vecchi che dei nuovi. E questo, diciamo, è la nostra paga perché è un'associazione di volontari. Quindi è l'unica paga che percepiamo, è la soddisfazione di riuscire a fare cose belle insieme. Oggi ci proviamo. Esatto, però questa è la conferma, no? Di Certo. rivedere sempre chi ci segue e avere sempre persone nuove invece, di cui riusciamo a suscitare l'interesse e la curiosità. Come vi dicevo, appunto, io qui sono in veste di rappresentante del Project Management Institute, come vado avanti qui? Sì. Project Management Institute, che è di cui io rappresento il branch Toscana e Umbria, ma che di fatto è un'associazione internazionale senza scopo di lucro, con base negli Stati Uniti. Poi magari vedremo le slide, ma mi piace raccontare un po' a braccio, poi le slide si possono anche volare o non fare, perché è solo una presentazione istituzionale, che ha sede negli Stati Uniti, ma che di fatto è presente in tutto il mondo. E si occupa di project management, o meglio, della divulgazione delle best practice di project management, program management e di tutte quelle tematiche che, come le best practice appunto ci dicono, vengono coniugate in ben 10 differenti aree di applicazione, possono essere toccate, che sono toccate, che vanno fortemente ad impattare nella gestione di un progetto o di un programma che dir si voglia, quindi la gestione del rischio, la gestione della comunicazione e quant'altro. Ed è proprio per questo che i nostri eventi spaziano sempre, in generale, in molte, molte, molte differenti topic, se così vogliamo chiamare, o noleggiare, come le chiama il Project Management Institute, appunto, o meglio il PMBOK, il sacro testo del Project Management Institute, senza voler essere blasfema. In genere i nostri eventi si dividono in due grandi aree, quelle che appunto vanno a toccare la specifica tematica della knowledge area che si vuole affrontare, o quella che semplicemente va a raccontare specifici progetti in specifici campi d'applicazione, quindi settore IT o di altro tipo, navale e quant'altro. Bene. Con questo cappello andando un po' a braccio vi illustro velocemente quella che è la... Questo microfono... Sono troppo piccola per raggiungere bene questo microfono, non è alla mia altezza, in senso negativo. Il Project Management Institute, che cosa ci racconta? Ha una sua mission, che ve l'ho appena illustrata, Think Globally, Act Locally. Che cosa vuol dire? Questo è per specificare che, come vi dicevo, il Project Management Institute ha questa caratteristica internazionale completamente worldwide, perché è presente in tutti i paesi del mondo. Però cura molto anche la gestione locale attraverso appunto la politica dei chapter. Noi in particolare facciamo capo, avete visto, PMI NIC al Northern Italy Chapter, che si ramifica ulteriormente in branch. E questo è il mio ruolo e quello anche di passate e future persone, cioè di tenere e curare l'organizzazione anche a livello di singola regione, non solo di singolo paese. In Italia ci sono tre chapter, Northern Italy Chapter che va a coprire l'area
nord-centrale, per ragioni storiche la parte centrale è coperta dal Norther, c'è a Roma un chapter che ricopre l'area centro-meridionale, anche se poi la parte prettamente meridionale è invece gestita dal SIC, il Southern Italy Chapter. Il PMA è un'organizzazione appunto professionale, come abbiamo detto, senza scopo di lucro, che va a gestire i progetti, le volo perché ve le ho già praticamente anticipate, e questi sono più o meno i numeri, quindi 260 chapter, 38 COP, le Community of Practice. Queste vanno a coprire quella che è la seconda tematica di cui vi dicevo noi organizziamo i nostri eventi, cioè gli specifici campi di applicazioni. Le community of practice sono delle community a cui il socio che si associa alla nostra organizzazione può poi ulteriormente iscriversi, quindi non pagando ulteriori fee, sia chiaro, in cui va sì comunque ad approfondire, sia ad arricchire il proprio network, sia ad approfondire la conoscenza, ma non a livello di best practice in generale, ma a livello del campo di applicazione che più gli interessa o che magari è più consone alla propria figura professionale. Quindi c'è la community of practice per i progetti IT, la community of practice per specifiche aree nel campo dell'ingegneria civile e quant'altro. Ce n'è anche una sull'etica molto importante e molto interessante, di cui abbiamo anche dei esimi rappresentanti a livello di chapter italiano, come Giusy Meloni e Fabio Rigamonti, con cui spero presto di poter fare qualcosa anche a Firenze, tra l'altro vi preannuncio. Sostiene praticamente, tende a divulgare questa che è una figura apparentemente nuova, che è quella del project manager. Dico apparentemente perché di fatto è una figura che il mercato sta riconoscendo da pochi anni nel mondo, da pochissimi anni in Italia, forse ancora non è del tutto riconosciuta, ma che di fatto è pleonastico dire, forse anche un po' retorico, esiste sempre, perché i progetti si sono sempre fatti. E questo è quello a cui noi teniamo. Questo è un assaggio veloce, perché non voglio dedicare molto tempo a questa introduzione, preferisco lasciare la parola ai nostri ospiti. Questo tanto per dare un'idea di quella che è la divulgazione. Quando vi dico siamo presenti in tutti i paesi del mondo, è per darvi una visione concreta di quello che sto dicendo. Questo è reale, queste sono slide istituzionali, mandateci direttamente dagli Stati Uniti, no? Non le creiamo noi per farci belli. Questo è per darvi anche l'idea del trend di crescita negli ultimi anni dell'associazionismo. Questo non per dire come siamo bravi, abbiamo tanti soci sempre di più e in maniera rapida stiamo crescendo rapidamente e velocemente, ma perché secondo me dà un monitoraggio di come sta crescendo appunto quella che vi stavo dicendo prima, la coscienza della professionalità della figura del progetto, del riconoscimento che viene dato dal mercato e non solo dal mercato ma anche dalle istituzioni, dagli enti formativi istituzionali, quindi università e quant'altro, a questa figura del project manager. Parliamo un attimo, scendiamo un pochino velocemente a quello che è a livello locale, quindi a parlare del nostro Northern Italy Chapter, che va a ricalcare quella che è la mission globale e cerca di riportarla nella realtà italiana, nella fattispecie, nella realtà centro-settentrionale per il momento. Ma sempre più si sta portando avanti una collaborazione anche con gli altri chapter, quindi 1600 membri, ma in realtà questo è un dato vecchio, perché comunque non riusciamo a tenere sempre le slide, per nostra fortuna non riusciamo a tenere le slide sempre super aggiornate. Non avevo un dato ufficiale, quindi ho detto, lo dico a voce, credo che abbiamo superato i 2000 soci. Sono ancora dati ufficiosi, quindi non ho reputato opportuno scriverlo nella... Anche e soprattutto grazie al contributo di noi branch, che siamo riusciti a portare appunto eventi di questo calibro anche a livello locale. Questo lo dico con orgoglio, noi siamo stati uno dei primi 3 branch, dei 6 che poi vi illustrerò. Si fanno tante belle cose,
Ovviamente gli obiettivi, come vi dicevo, ricalcano quelli che è la mission globale, quindi di networking, di pubblicazioni, e ora vediamo un attimino nel dettaglio, di lesson learned su progetti belli, ma anche su progetti che non sono riusciti, oggi ne parleremo anche di questo. È stato fondato dall'ingegner Carlo Notari, che non è più il nostro presidente, anche perché ormai gli sarebbe stato mancato il mandato, però mi sento doveroso dire che ci ha lasciati senza dare le dimissioni, perché non c'è più purtroppo, quindi sentivo di dargli questo omaggio. Facciamo tanti eventi di networking, anche orientati prevalentemente al networking, quindi con una parte ridotta di aula e magari più orientata a quello del networking, perché è una mission a cui il PMI globale tiene moltissimo, come vi dicevo, un'istituzione americana, e quindi sapete il peso e l'importanza, giustamente, che dà la cultura americana al networking, in vista anche non solo come crescita di possibilità di business, ma anche di crescita di possibilità di scambio interculturale, quindi crescita professionale. Poco fa stavo parlando con un collega proprio di questo, di come le opportunità nascono dall'idea degli scambi di informazioni e da eventi come questo. Il PMI si ritrova annualmente a livello di aree mondiali con dei congressi internazionali molto interessanti, in cui uno ha la possibilità di ampliare le proprie conoscenze, il proprio network, anche oltre i confini del proprio paese, anche per quei professionisti che magari non ne hanno delle opportunità professionali, oppure fa nascere delle opportunità professionali più che altro. Facciamo progetti di ricerca, quindi, e qui lancio anche degli inviti, laddove si vogliono fare dei progetti di ricerca, il PMI e il PMI NIC in particolare mette a disposizione i propri mezzi per poterlo affrontare in termini di sondaggi e quant'altro. Si fanno iniziative sociali, io sono sviluppato un kit per la scuola primaria dal nostro past president Walter Ginevri, si fanno progetti sull'etica, si fanno progetti di solidarietà. Nel dettaglio li potete trovare tutti nel sito. Potremmo tenere un evento solo su questi, quindi no, non vado oltre, voglio solo stimolare la vostra curiosità di andare nei nostri siti e vedere meglio di che cosa si tratta. Facciamo seminari in tutti i campi molti dei nostri soci, anche attivi, hanno l'opportunità di fare pubblicazioni anche attraverso i nostri canali, e un canale preferenziale, NIC. Abbiamo veramente tante pubblicazioni fatte dai nostri soci, di lavori di ricerca anche fatti dai nostri soci. Lavoriamo anche con le università sempre di più, come branch siamo stati forse i primi che hanno cominciato ad avere relazioni sia con gli ordini di categoria, e questo lo dico un pochino con orgoglio, che con le università. Quindi dei 6 branch siamo stati, anche rispetto al NIC, siamo stati i primi che si sono aperti a queste istituzioni. E la nostra comunicazione avviene tramite newsletter e pubblicazioni di riviste, anche a livello internazionale. Questo stesso evento sarà poi ulteriormente divulgato attraverso i nostri canali di informazione. A livello di branch, come vi dicevo, io sono il direttore, e c'è il vice direttore, che è l'ingegner Chiavaccini, che oggi non può essere, non è tra noi per indisposizione, è venuto a mancare all'ultimo momento, ma c'è Carlo Cammelli, il dottor Cammelli, l'ingegner De Laura, e altre persone che anche qui ci sono, che comunque ci rappresentano come soci attivi, come li chiamo io. Siamo in Toscana dal 2008 e, come potete vedere, non le rileggo tutti perché tra un po' c'è qualcuno di voi che li sa a memoria, come potete vedere le tematiche che abbiamo affrontato qui a Firenze, molte nello specifico in questa sala, grazie alla collaborazione e al supporto che la Regione Toscana non ha mai negato, anzi ne è stata promotore a volte, dalla gestione del rischio alla leadership a quelli che sono gli standard di qualità, e quindi una carrellata di confronti tra le altre best practice e la best practice del PMI, perché il confronto per noi è la parola d'ordine.
ordine. Abbiamo parlato molto anche di pubblica amministrazione, qui ripeto per la 350esima volta una frase che dico dal 2008, abbiamo l'orgoglio di essere riusciti a portare in aula quello che la pubblica amministrazione fa, quando invece sempre purtroppo si tende a parlare di quello che non fa. Noi abbiamo sempre parlato di quello che fa e delle belle cose che riesce a fare. Un'altra piccola soddisfazione, no? Credo di aver detto un po' tutto. Sì, lavoriamo molto con gli ordini professionali, in particolare con l'Ordine degli Ingegneri di Firenze, l'Ordine degli Ingegneri di Livorno, l'Ordine degli Ingegneri di Perugia, ma vorremmo allargarci anche agli altri istituti di categoria, con Confindustria e quant'altro. E basta. Io credo di aver dato una panoramica, se ci sono domande le potete fare ora oppure anche durante i break, a me come alle persone che vi ho un po' annunciato, che comunque vi sapranno dare tutte le risposte. Grazie mille.